psicoterapeuta, lavora presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ospedaliera di Melegnano, responsabile atelier di Blu, docente di storia e modelli dell'arte e terapia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Il titolo del suo intervento è la collezione Prinz Horn per una storia dell'arte durante il nazismo. Buon pomeriggio. Contrariamente alle mie abitudini, io userò molto le immagini ovviamente, contrariamente però alle mie abitudini devo iniziare leggendovi un breve frammento di un discorso famoso, se non famigerato, cui poi vi dirò che l'autore si intuisce facilmente. Vedete il senso di questo, del perché di questo inizio. Tra i quadri spediti ho osservato alcuni lavori di fronte ai quali si può veramente supporre che a certa gente l'occhio mostri le cose diverse da come sono. Vale a dire, ci sono uomini che vedono le attuali corporature del nostro popolo come se fossero deficienti di genere. Fanno, o recepiscono, come forse dicono loro, sostanzialmente i prati blu, i cieli verdi, le nuvole giallo zolfo e via dicendo. In nome del popolo tedesco vorrei impedire che degli infelici così commiserevoli, che evidentemente hanno disturbi visivi, tentino di propinare con violenza al prossimo i prodotti della loro osservazione deficitaria o li ammagliscano come arte. No, le possibilità sono solo due. O i sedicenti artisti vedono le cose veramente in questo modo e credono in quello che raffigurano, e allora bisognerebbe verificare se il loro campo visivo sia ridotto così in modo meccanico o sono diventati così per ereditarietà. In un caso sono infelici da compatire, mentre nel secondo è un fatto che interessa al Ministero degli Interni del Reich, il quale dovrebbe occuparsi della questione affinché si blocchi quantomeno un'ulteriore trasmissione per via ereditaria di tali difetti visivi tanto disgustosi. Invece, anch'essi non credono nella realtà di siffatta impressione, ma per altre ragioni si sforzano di infastidire la nazione con questa pagliacciata, e in tal caso si tratta di una trasgressione che rientra nel campo di pertinenza del codice penale. È un discorso di un critico d'arte contemporaneo, come credo si possa intuire, ma è un frammento del discorso che Adolf Hitler pronuncia nel 1937 quando presenta la grande e famosa, famigerata mostra sull'arte degenerata, l'Entartete Kunst. Iniziano con una serie di tappe per la Germania nel 1937, Monaco di Baviera, cioè qui c'è Monaco di Baviera e attraversa la Germania. Una, per paradosso, una delle più grandi mostre sull'arte moderna mai fatta dai nazisti. Un paradosso, eh? Il discorso di Hitler apre una serie di discorsi e fa da cornice a quello che vi dirò oggi. L'immagine è della collezione Prinz Horn. La collezione Prinz Horn è attualmente, ancora oggi, la più grande e la più storica collezione sul tema dell'arte e psichiatria, cioè la collezione che storicamente raccoglie i lavori più importanti nella storia della psichiatria, se vogliamo, dall'Ottocento agli anni 40 in Occidente. Prende il nome da Prinz Horn, Hans Prinz Horn, psichiatra e storico dell'arte, di cui poi vi racconterò. Perché vi parlerò di tre cose almeno, ve le introduco, sono tre grandi temi. È impossibile esaurire, tra l'altro io mi occupo di alcune cose di queste e non di altre in maniera professionale, per così dire, per cui vi lascio poi voi il lavoro di, se vi interessa, se vi appassiona l'argomento, che è un argomento forte nella storia dell'Occidente, della modernità, se vi interessa, vi appassiona di andare quindi a cercarvi le fonti e i lavori di approfondimento. Il discorso di Hitler, almeno tre argomenti. Il primo è l'arte al tempo del nazismo, l'arte al tempo delle grandi dittature totalitarie di quegli anni, no? Era degenerato, avete sentito lo dicevo io, no?
Il secondo è il tema del rapporto del nazismo, degli artisti disabili e della fine che gli farà fare il nazismo. Ne parleremo brevemente, ma spero in modo efficace, di ciò che accade in quegli anni in Germania. E il terzo è la collezione Prinzhorn. E la collezione Prinzhorn, questa grande collezione che nasce nel 1919 fondamentalmente, prende forma in quegli anni, è al crocevia di un discorso storico che è molto attuale, perché ha a che fare con quella che è la percezione che noi abbiamo dell'arte che proviene da, questa, da mondi, come dire, non accademici, non ufficiali. Anche se oggi tutto è molto diverso, in fondo, i famosi confini tra ciò che è arte ufficiale e non ufficiale sono, come dire, sono molto più porosi, no? L'arte viaggia più su confini borderline, potremmo dire, no? Lungo dei confini stabili in cui ci sono passaggi da una parte all'altra. Però questo è un discorso che fa da fondo, di cui non tratto, anche se me ne occupo in maniera attiva, ma non me ne occupo oggi. Iniziamo con il primo discorso, l'arte al tempo del nazismo, che è un grande, grande tema. Vi mostrerò, lo affronterò con delle immagini. Questo è Prinzhorn, intanto. È Prinzhorn, la psichiatra di cui vi dicevo prima, e è quello che dà origine a questa grande collezione, che sarà una grande svolta nella storia dell'arte di psichiatria. Ecco. Si potrebbe fare una storia dei rapporti, di quei rapporti delicati tra arte e psichiatria in quegli anni, lavorando con immagini che prodotte nei contesti asilari, nei manicomi, no, dell'epoca, e però e tuttavia anche con i lavori prodotti dagli artisti, dei grandi artisti del tempo. Artisti che erano considerati degenerati. Se sono riuscito a leggerlo in maniera decente, il testo di Hitler è un testo, come dire, che, come dire, è del 37, ricordate, il 37 vi dice queste cose. Lì dentro, in quel breve frammento, voi trovate il programma di sterminio nazista. Che dentro tutto c'è la razza eletta, ariana, che non può essere contaminata da qualcosa che, come dire, è impuro. Ebrei, zingari, ricordatelo sempre, gli zingari, gli sterminati dai nazisti, eh? Malati mentali, disabili, gli impuri che infettavano la razza. Lì dentro c'è quel discorso, nel 37, prima dei campi di sterminio, prima ancora, lì pronuncia pubblicamente, grande paradosso, Hitler, artista mediocre, acquarellista fallito, che però molto attento all'arte d'artista fallito, molto attento al fatto che l'arte è importante, in quel discorso, fatto in un contesto di una mostra, annuncia il progetto nazista di sterminio. Dunque tutti gli impuri che devono essere sterilizzati, e nel caso in cui non bastasse, devono essere sterminati. Lì c'è il programma di quello che accadrà in Europa dal 39, quando invade la Polonia, al 45. Dentro, in quelle poche parole, vi invito molti giovani studenti, andate a cercare questo discorso, rileggetelo attentamente, perché è un discorso, come dire, è altamente pedagogico, il discorso di Hitler, perché è un vaccino che, se ben inoculato, ci preserva da molti disastri futuri, purtroppo presenti. Sono immagini televisive che ci portano qui, ai muri e queste cose. È chiaro che in questo discorso la grande arte moderna del Novecento, quella che oggi ammiriamo nei grandi musei, no? Di Berlino, giustamente a Berlino, no? Ma non solo a Berlino, erano le vittime disegnate dalla politica nazista. Ve ne è morto qualcuno, perché evidentemente il discorso non è esauribile, poi Sandro Parmigiani prima ce l'ha già introdotto, queste cose. No? Kirchner, che esegue quest'opera, che è la testa di Erna, della moglie Erna, durante un ricovero psichiatrico nella clinica di Wieswanger nel 1917, no? Kirchner, che sarà artista degenerato. Hitler aveva ragione, come poteva essere il popolo ariano così raffigurato, no? Negli anni in cui i nazisti condannano e attivamente cacciano l'arte degenerata, poi
Göring la nasconde e la rivendica, perché ricordiamoci sempre che, come dire, la condannano pubblicamente ma la commerciano clandestinamente, ecco. Il discorso ha due morali come sempre, ma Kirchner in quegli anni, questa è la figurazione di Kirchner, Otto Dix, no? Felix Nussbaum, che si raffigura addirittura, il primo della Auschwitz, Nussbaum, che si raffigura come un'autoritratto, queste premonitrici, si raffigura con l'autoritratto con carta d'identità ebraica, vedete? Quest'arte sarà l'arte che verrà esposta a Monaco come arte degenerata e verrà esposta accanto alle opere dei malati mentali, nella collezione Prinzler, che l'ho fatto vedere prima, poi vediamo questo in breve. Come dire, i nazisti mettono in mostra tutto ciò che considerano degenerato in quel discorso, l'arte moderna, Kokoschka ad esempio, il grande artista austriaco, dirà ironicamente in quegli anni, si ritrae come artista degenerato, come dire, come reazione, come dire, rabbiosa verso il nazismo, no? Paul Klee, invece, che negli ultimi anni della sua vita, che è malato, ha la sclerodermia, morirà a breve, farà un quadro drammatico dal titolo eloquente, Radiato dalla lista. Grotz, Georg Grotz, il grande artista tedesco espressionista, è il numero tre dei nemici da eliminare dalla Gestapo. Quando lui riesce a fuggire poco prima, quando nel 1933 prendono il potere i nazisti, la Gestapo va nel suo atelier per cercarlo, lo distrugge ma l'avrebbe ucciso. Grotz era un comunista, comunista militante, come dire, era il numero tre della lista della Gestapo. Quindi capite, come dire, come il tema dell'arte in quegli anni non sia un problema di snob intellettuali, di intelligenza, è un problema cruciale, cioè come l'arte viene percepita, quindi la libertà del fare artistico ha a che fare con ciò che sta accadendo. E questo è Hitler che visita la mostra di Monaco, in Baviera, nel 1937. Alle spalle, vedete, l'opera di mezzo è un'opera di Max Ernst, ovviamente degenerato, scurriorista, degenerato, no? Cioè nel nazismo, cioè il nazismo, non dimentichiamoci di Mussolini, del fascismo, evidentemente, perché il discorso della razza era fatto anche in Italia e i psichiatri, perché gli italiani partecipavano attivamente al discorso sulla razza, ricordarlo sempre. Quella è un'opera di Max Ernst, che era smarrita, non si è più trovata, che era in mostra nell'arte degenerata, che era una mostra costruita per vilipendere, come dire, la modernità. Qui è una sala abbastanza, come dire, neutra, ma se cerca, e trovate queste immagini, no? Cerca le immagini di quella mostra, troverà che erano esibite, allestite le sale, in modo tale da denigrare l'artista. Cioè, veniva posto ad esempio, questa è una stanza del tipico artista ebraico, no? O del tipico primitivo, selvaggio, quindi non so, c'era Paul Klee, c'era Kokoschka, c'era Max Ernst, c'erano le avanguardie, quelle cose che chiamavano avanguardie artisti del Novecento, erano lì rappresentati in quel museo. C'era un artista tedesco, John Erfeld, di cui vi mostrerò un'immagine, che era un militante comunista antinazista, che andrà clandestinamente a visitare la mostra nei primi giorni in cui è aperta Monaco, e dice a Berlino, quando è a Berlino, i berlinesi, dice, nonostante il nazismo, la propaganda nazista, hanno ancora conservato qualcosa del gusto artistico che avevano, per cui entrano in mostra e la maggioranza riesce ancora a compiacersi dell'arte moderna, come dire. Non c'era ancora quella capacità di penetrazione che poi ci sarà dopo, insomma, del nazismo. Il berlinese ancora apprezza Paul Klee o Kirchner o Nolde appese alle pareti come se fossero, come dire, degli animali da circo equestre, ma riesce ancora ad apprezzarli, no? Ecco, all'interno di questa è un'opera di chi era John Erfeld, questa è un'opera di Erfeld del 32, che Hitler in Goya Oro, Adolf in Superuomo, in Goya Oro e parla a Vandera. In quegli anni Erfeld costruirà un sacco di fotomontaggi su Hitler, eccetera, eccetera. No?
In questo scenario, che vi ho appena introdotto, perché il tema del rapporto tra arte moderna, nazismo e, arte, e regime totalitario è un grandissimo tema. Vi dico, vi farò un accenno, sia in Germania, nella Germania nazista, ma sia nella Russia di Stalin, in quegli anni, quindi nei paesi totalitari, vigeva un'arte di Stato che, contrariamente ai modelli, come dire, degenerati, come li chiamavano i nazisti, di queste figure metamorfiche, di, questa, di, queste, di questi volti espressionisti, no? Dove prevale la linea sintetica, dove, dove i colori sono acidi, cioè, come dire, dove c'è, dove il senso dell'io è un'interrogazione, una domanda, no? Chi sono io di fronte all'uomo, alla modernità, eccetera, eccetera, deve prevalere invece, come dire, la celebrazione del regime. E dunque, non ho più immagini purtroppo, ma se uno cerca arte, arte di regime durante il nazismo, troverà la celebrazione del regime nazista. Quindi troverà quadri di artisti di regime che celebrano la famiglia ariana perfetta, corpi scultorei esibiti anche nel nudo, non c'è problema di nudo. C'è il tema del naturismo dei nazisti, no? Della, il corpo che va, altro interessante legato con la contemporaneità, no? Questi corpi che devono essere levigati, belli, perfetti, ariani, biondi, e troverete questi quadri che celebrano questi, questi personaggi, la famiglia intoccabile, italiana, non so, tedesco, ma la famiglia intoccabile, no? Che deve essere, come dire, celebrata nella sua perfezione. Madre, padre, possibilmente durante il servizio militare della Wehrmacht o della Gestapo, e tutti i bei bambini belli biondi. Questa è l'arte di regime che voi troverete, sul, troverete nel, su internet, basta fare un giro, la trovate. Questa è una delle cose positive di internet, la domenica, che trovi, che dà un po' di memoria ad alcune cose destinate probabilmente anche all'oblio. Ecco, in questo panorama c'è il tema dei disabili, c'è il tema della, della malattia mentale del nazismo. Altro accenno. Nel 1933, quando il nazismo va al potere, inizia il programma di sterminio dei disabili. I CAS vengono provati, vengono sperimentati prima negli anni 30, prima di Dachau, prima di Buchenwald, di Auschwitz, eccetera, eccetera, vengono sperimentati su bambini con problemi di disabilità, malformazioni, eccetera, eccetera, vengono sperimentati sull'handicap e sui malati mentali. Si calcola almeno 200.000 omicidi, 200.000 omicidi fino ai primi anni 40, quando Hitler sospende la faccenda. Il programma è noto, anche qui troverete molto materiale su internet, per fortuna, Action T4, T perché Tiergarten, una splendida, innocente casa tedesca nel quartiere, era nella Germania dell'Est ai tempi, una villetta nella, in Tiergartenstrasse a Berlino, dove si riuniva questo gruppo di lavoro composto da nazisti, medici nazisti, eccetera, eccetera, un gruppo interdisciplinare, che diede avvio alla politica, in modo non clandestino, alla politica di sterminio dei disabili. Almeno 200.000 morti. A un certo punto, agli inizi, gli omicidi avvenivano attraverso dosi massicce di barbiturici, ad esempio i bambini pian piano gli davano barbiturici crescenti. Si è capito che non funzionava la macchina dello sterminio così bene, era molto tedesca la macchina, era molto efficiente, no? Dire, aveva, come dire, sui tecnici. E quindi si sperimenta un chimico 28enne, dice usiamo il gas, il monossido di carbonio, e veniva introdotto in queste stanze, in luoghi di cura, dove si diceva alle famiglie dei bambini, i bambini maltrattati venivano trasferiti dagli ospedali, dai centri di raccolta, dei centri in cui erano in cura, erano residenti, venivano portati dicendo alle famiglie: guardate che li portiamo in un posto dove li curiamo meglio. E come Auschwitz, il lavoro in delivery, no? C'è questa ironia terrificante nel nazismo. Quindi venivano concentrati in questi posti e venivano uccisi.
prima con i farmaci e poi a un certo punto era troppo lenta la faccenda, vengono uccisi con il gas. E sono le prove del, è la prova, sono le prove del, del, dell'olocausto in fondo, no? Le prove vengono fatte sul, sui disabili, sui malati mentali. In questo discorso terrificante, post-prandiale, scuso, però non si, può, non si può farne a meno, si colloca quella che è la collezione Prinzo, che è una grandissima collezione. Io lavoro da molti anni con la collezione Prinzo, che è città ad Heidelberg, una bellissima cittadina della Germania meridionale. La sede della collezione, che era questo posto qua, è all'interno della città universitaria di Heidelberg, che è famosissima perché ci insegnava Karl Jaspers, ci lavorava Hölderlin, come dire, cioè, è una delle grandi culle della cultura tedesca a Heidelberg. E questa è l'attuale sede della collezione Prinzo, che in questa struttura che è vicino a quella struttura in fondo, quella di fianco, è il luogo dove insegnavano i grandi, che citava anche il Domenico, i grandi della psichiatria tedesca. È una collezione che sarà veramente al crocevia di questa storia. Uno, perché nasce nel 1919, quindi al termine della Prima Guerra Mondiale, e all'interno di un momento, come dire, convulso della storia d'Europa, ma anche della Germania stessa. Siamo nell'epoca di Weimar, della Repubblica di Weimar. E quindi la collezione Prinzo incontra, come dire, molto i favori della critica del tempo. La seconda cosa importante è che nasce all'interno di un discorso di fuoriuscita da un'arte patologica. Hans Prinzo, questo psichiatra, costruisce una collezione nell'arco di tre anni, dal 1919 al 1922, raccoglie qualche migliaia di opere provenienti anche da paesi come l'Italia, il Sud America, cioè raccoglie opere da vari paesi del mondo, con l'idea di, che era un'idea di quel tempo, dell'arte di quel tempo, delle avanguardie, no? Ma anche dell'antropologia, di dar vita a un discorso comparativo con l'arte dei bambini, con l'arte infantile e con l'arte primitiva, che era uno dei grandi temi dell'epoca, no? E quando si parla di arte del primo Novecento, dobbiamo ricordarci ad esempio l'influenza delle arti nere, no? Dell'arte nera della modernità, il famoso De Moselle d'Avignon, che Picasso poi negasse per sue ragioni la faccenda, ma ha una parentela forte con le forme sintetiche dell'arte nera, o piuttosto con tutta la questione dell'arte oceanica, no? E ad esempio il surrealismo, André Breton, il gruppo surrealista, privilegiava come arte magica, come arte onirica, onirosa, come dire, cioè siamo al centro di una questione culturale forte, no? Nei primi anni del Novecento, cioè. E Prinzo capovolge i discorsi. Fino a quel tempo la psichiatria raccoglieva, Cesare Lombroso, no? Un nome per tutti, raccoglieva reperti psichiatrici, ma nel senso anche di reperti di disegni, di scultura, di scritti, per, in un certo senso, per oggettivare la follia. Cioè il senso di quei materiali era confermare l'incomprensibilità della follia, no? Dunque era uno sguardo psicopatologico, era uno sguardo in fondo, come dire, riduzionistico, no? Che riduceva l'oggetto, reificava, no? Reificava, come dire, l'arte, la rendeva, come dire, la conferma della follia incomprensibile ed inutile, diceva Lombroso negli scritti fino al 800, no? Lombroso e discepoli, perché guardate che mi collego al nazismo, cioè Lombroso poi non c'entrava nulla, perché poi era un socialista filantropico. Ma e gli epigoni di Lombroso nei primi anni del Novecento, nei primi anni venti, sono anche psichiatri che legittimeranno il nazismo, cioè preparano il terreno al nazismo. Il nazismo sarà terminale di un'operazione, come dire, cruenta a un certo punto, ma molti psichiatri, molti antropologi dell'epoca, già parlavano di arte malata. C'è l'arte di Rousseau, l'arte di Gauguin, l'arte di Picasso, eccetera, eccetera, è arte che viene considerata da una certa critica e da una certa psichiatria nei primi anni del Novecento come espressione della malattia, come regressione, come dire,
eccetera. Poi arriverà Goebbels a dire che è espressione della sifilide morale, di Goebbels, l'arte moderna, è sifilide morale, no? E quindi è evidente che bisogna debellarla, e si debella come si debella la malattia, no? I nazisti la debellavano in quel modo lì. Ma c'è una cioè si preparano gli eventi, no? Le cose non accadono mai, come dire, a un certo punto per folgorazione, per illuminazione, arrivano, si preparano. La Princeton è in mezzo a questo, è una collezione, come dire, innovativa, lo è ancora oggi, a mio parere. Io l'ho esposta l'ultima volta, un grosso numero di opere a Siena, durante una grande mostra che era Arte, Genio e Follia, era una grande mostra storica, ho curato la parte della Princeton di Heidelberg, ma è una collezione, come dire, fondamentale. Sono questi lavori, li vedete, eh? Guardate come scrivono bene i tempi, eh? Questi sono lavori di malati mentali dei primi anni del Novecento. No. Ecco, questo è il lavoro di Karl Genzel, che era l'unico scultore della collezione che soffriva di allucinazioni acustiche. E pare che il lavoro con la scultura alleviasse questa sofferenza, no? Dava forma, come dire, a una serie di aspetti dispercettivi. Guardate quest'opera, no? È sintomatica, no? Il rapporto che ha con quello che vi dicevo prima, no? Con quello che è il tema delle arti non occidentali. Lui non conosceva le arti africane, Genzel non era una persona con una cultura artistica, era un autodidatta. E anche, tuttavia, però, tuttavia c'è anche un rapporto con quello che era l'arte popolare. L'arte popolare tedesca, l'arte folkish, no? L'arte che nasce durante il romanticismo, è un'arte che per alcuni aspetti ha elementi grossolani, triviali, che si capisce, no? Si vede evidentemente, no? Le allusioni sessuali di Genzel sono evidenti. Questa è un'altra opera della collezione Princeton. Questa è un'opera di Else Blackenhorn, che faceva queste bellissime poetiche banconote, sulle quali poi scriveva delle poesie. Else Blackenhorn è quella che dividerà, non la stanza evidentemente, ma il ricovero con Kirchner, da Kreuzlingen, da Wiesbaden. E sarà anche lei, ironia della sorte, una delle degenerate. Perché a un certo punto, nel 1937, quando si costruisce la grande mostra sull'arte degenerata di Monaco, i nazisti chiederanno alla collezione Princeton 50-60 opere, c'è una lista storicamente documentata, 50-60 opere da esporre accanto ai grandi del Novecento. Succede che a Heidelberg, fino agli anni al 33, c'è uno psichiatra illuminato che si chiama Karl Wilmans, che verrà restituito, fortunatamente non ucciso, ma restituito, perché dai nazisti, perché durante una lezione agli studenti di psichiatria prenderà in giro Hitler. Prenderà in giro, dirà la verità. Hitler racconta, racconta pubblicamente che lui durante la prima guerra mondiale è un eroe di guerra, il che non è vero. Hitler durante la prima guerra mondiale ha un episodio isterico di cecità psicogena. Wilmans racconta l'episodio davanti a un pubblico di studenti. Ovviamente i regimi totalitari sono pieni di spie, verrà denunciato dopo pochi giorni e verrà destituito. Arriverà un certo Karl Schneider, che non è il Schneider famoso, ma un Schneider nazista, ma miserato, che entrerà in quel programma T4 che vi dicevo prima di sterminio. Invierà intanto 50 opere della Princeton, questa opera di Karl Bühler, le invierà alla mostra di Monaco, sarà un'esposta a Monaco di Baviera, ma soprattutto farà un'altra operazione, invierà alcuni di questi artisti manicomiali, che Princeton aveva chiamato maestri schizofrenici, maestri, lui li invierà ai campi di sterminio per disabili, li farà uccidere, Bühler, l'autore di quest'opera, sarà una delle vittime di questa cosa, e chiederà la testa del paziente per studiarne la follia. Cioè vorrà fare, questo è il nazismo. Schneider è lo psichiatra che si vanterà, scrive queste cose, si vanterà di quello che farà con i pazienti della Princeton che disegnava. Dice, mentre Princeton, ma sì, ma anche Lombroso in fondo, lasciavano disegnare i loro pazienti, anzi li incoraggiavano,
Lei mi ha fatto un'altra cosa più pedagogica e terapeutica, sentite cosa faceva. Allora, si faceva portare il paziente che disegnava, gli faceva stracciare di fronte a lui il lavoro fatto e lo inviava a lavori più utili. Questa era la politica, era la pedagogia psichiatrica del nazismo durante Daniel Berkun per la cultura clinica. Un lavoro della professoressa Prinzio, bellissima, un'opera di arte contemporanea, fatta nel 1910 dalla donna. Questi sono sempre lavori di quegli anni. È chiaro che se parli della Prinzio, facciamo un'altra puntata, perché la Prinzio è veramente un grande crocevia storico nell'arte e psichiatria. Quella che nel 1945 Jean Dubuffet chiamerà Albrut, trova il suo antefatto, il suo antecedente in queste raccolte psichiatriche, perché raccolgono quella che oggi vengono chiamati anche artisti outsider, no? Artisti, come dire, che nascono al di fuori di contesti non ufficiali. La chiudo qui, era un'introduzione al tema, anche perché il tempo di tutto è... No, dico due cose su qualcosa che faremo. Beh, intanto è evidente che come si guarda l'arte che nasce dalla sofferenza psichica è un modo, come dire, di comprendere come funziona una società. E la storia della Prinzio è esemplare, perché durante la Repubblica di Weimar, come dire, fa alcune tournée in Germania, diventa... e scatena un dibattito importante, esemplare, no? Prinzio era un personaggino mica male, anche lui è mezzo outsider, è un personaggio inquieto, ma è molto simile per inquietudine, per vocazione agli artisti della sua epoca. Lui è molto amico degli espressionisti tedeschi, di Nolde, di Hirker stesso, quindi come dire, condivide le idee di quella generazione, no? Che cercavano forme di, avevano nostalgia per forme di primordiali di dell'arte, no? E quindi si rifugiano, cercano fuori dall'accademia, cercano quelle radici, quelle forze, un po' come oggi, facciamo così anche oggi, facciamo abbastanza. Si cerca l'arte, come diceva Dubuffet, laddove nessuno la va a cercare, no? Perché Dubuffet dice l'arborite come una cerbiatta, quando la troviamo è già fuggita altrove. Cioè cerca l'arte dove, come dire, nei posti più nascosti, segreti. E quindi Prinzio fa questa operazione, che è una persona culturale forte, che la Germania dell'epoca recepisce, ma che a un certo punto recepisce in altra maniera, cioè il nazismo la espone come degenerata, come dire, l'arte in genere evidentemente, no? Ma l'arte poi che nasce da condizioni di sofferenza particolare è veramente lo specchio dei tempi che si vivono e anche di come noi guardiamo, no? Come noi guardiamo l'espressione e il senso di questo pezzo. Tutto con questo vi dico e vi invito alla cosa. Vi invito, nel senso che su questi argomenti, non su questi specifici, ma sul tema di quello che è l'outsider art, la brut, visto che siamo Novara, siamo vicini, commentavo con Domenico prima, il 28 di novembre inauguriamo nel castello di Casale Monferrato, quindi abbastanza vicino, una grande mostra di outsider art, che sono praticamente le opere o contemporanea o storica, è una mostra della più grande collezione, in questa occasione, la più grande collezione italiana di outsider art. E ci inauguriamo il 28 di novembre nel castello di Casale Monferrato. Siete invito già da adesso, poi manderò a Domenico, che se poi riuscirà a inoltrarvi, manderò gli inviti con i manifesti, con le opere in mostra, perché metteremo in mostra le grandi opere dell'outsider art italiana ed europea. È una collezione che consiste più di 100 lavori, metteremo in mostra. Sono grandi opere che sono, come dire, collezionate, ad esempio, dal Museo di Losanna, dell'Arboretum, come dire. Dalla più grande collezione al mondo di questi temi. È l'occasione anche per parlare di questi argomenti, perché prima faremo una specie di mini convegno molto soft, credo, in cui, sul tema dell'outsider art in Europa, in Italia e in Italia, a cui parteciperanno però diversi, come dire, specialisti europei,
tra l'altro dalla Serbia, tra l'altro in Italia dalla Serbia, di Matteo Respici, che è la mia amica, che è il museo di Jagodina, che è l'unico museo, è un grande museo serbo vicino a Belgrado, di quella che una volta era l'arte naive, l'ex Jugoslavia è una grande tradizione, ma quella che oggi c'è dell'arte slava, e poi della Germania, della Francia, eccetera, eccetera, oltre che gli specialisti italiani. Quindi chiudo con un invito il 28 di novembre a casa di Monferrato. Grazie, arrivederci.